13 km per la Grand Boucle, di mezzi a motore, e guarda che velocità da parte di Pippo. 61, 62, 63 km orari in una seconda parte di percorso che ha dei tratti anche che te maglie prestigiose, la maglia rosa indossata, e questa cronometro sarà segnata dal passaggio di Filippo Ganna. Certo che sì, perché il tempo di Filippo va davvero a mettere una barriera invalicabile per tutti. 40, 29 e 10. Scende addirittura sotto il muro dei 41 minuti per Top Gun, che alza lo sguardo solo un attimo per vedere dov'è l'arrivo. E poi, beh, inutile raccontarlo a lui come funziona un velodromo.